Bene, siamo in onda come al solito su Ciccio Riccio, come al solito nel venerdì, intorno a quest'ora abbiamo l'appuntamento con Penso Positivo, la trasmissione che vi parla di pensiero positivo, di PNL. Quest'oggi ancora una volta interpelleremo a proposito Vincenzo Fanelli in diretta telefonica da Milano. Buongiorno Vincenzo. Ciao Mine, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a te. Allora, di che cosa parliamo quest'oggi di bello? Un bel pensiero per introdurci nel fine settimana. Allora, oggi chiaramente parleremo di pensiero positivo, però cercheremo di dargli un'interpretazione che può essere sia quella della PNL, della programmazione neurolinguistica, però come ti avevo già un pochino anticipato, mi vorrei spingere oltre, vorrei andare un pochino su quello che viene chiamato manifesting e oppure banalmente chiamato legge dell'attrazione. Sì, dai, che bello! Sì, con chiaramente facendo la premessa che uno, chiaramente, e questa è una visione della vita, una particolare visione della vita, che se uno ci vuol credere ci crede, se non ci vuol credere non ci crede, quindi c'è libertà di scelta. Però dobbiamo dire che certe cose utilizzate bene, credendoci, possono convenire. Sì, 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 assolutamente. Beh, ma sai, il discorso sul pensiero positivo può essere spiegato in molti modi, no? Una chiave è il fatto, per esempio, di cercare di vedere sempre l'aspetto un pochino positivo delle cose, cercare di focalizzare la propria vita sul lato più luminoso, cercare un attimino di impostare la giornata sin dall'inizio cercando di allontanare un attimino i pensieri negativi. Certo, io chiaramente mi metto nei panni di chi invece magari ha delle situazioni che chiaramente non vanno, però quello che vorrei dire è che pensare positivo, cioè avere un'impostazione positiva verso la vita, non significa essere superficiali, perché questo è il grande equivoco. Cioè uno dice, vabbè, uno pensa positivo e lascia andare le cose come vanno. No, in realtà pensare positivo significa avere un approccio e un'attitudine mentale verso l'esistenza e allo stesso tempo darsi da fare per risolvere le cose che non vanno. Possiamo dire anche vedere la parte mezzo piena del bicchiere? Sicuramente, vedere la parte, il bicchiere mezzo pieno piuttosto che il bicchiere mezzo vuoto, quello che va bene è avere un giusto equilibrio, cioè cominciare, per esempio, come ho già detto forse un sacco di altre volte, impostare la giornata cercando di iniziare nel miglior modo possibile, cioè cominciando a non avere, se per esempio alle 8 di mattina mi chiama sempre un amico o mia madre o chiunque sia con cui abitualmente mi faccio o una litigata oppure ci mettiamo a parlare di cose pesanti, negativi, tristi, cioè di casini che gli sono successi, dei problemi della famiglia, esatto, cioè questa cosa va un attimino modificata, nel senso che uno non è possibile che inizi la giornata in questo modo, perché se tu ti sintonizzi, e qui vorrei parlare anche di una lettura che sto facendo e che sto trovando molto interessante, di un libro che ha fatto la mia casa editrice, la Macro Edizioni, che si chiama Reality Transurfing, di un certo Vadim Zeland, che apparentemente, guarda, io questo libro non volevo neanche comprarlo, perché ho detto sarà uno dei soliti sulla legge dell'attrazione, su tutta una serie di cose. In realtà devo dire che è molto interessante, perché condivido abbastanza un po' alcuni suoi concetti, e infatti uno di questi concetti è che non è che noi attiriamo le cose come se fossimo un magnete, che è una cosa che ormai io dico da una vita, che in realtà parlare di legge dell'attrazione va bene da un punto di vista metaforico, però nella realtà i fatti funzionano in maniera diversa, cioè nel senso che se io appunto inizio la giornata in quel modo, è come se io sintonizzassi la mia esistenza su una linea di vita. Su una carreggiata. Su una carreggiata, è come se avessi tante carreggiate a disposizione. Oppure una metafora carina è anche quella del televisore. Cioè se io sono arrabbiato e sintonizzo il televisore sull'arrabbiatura, io continuerò a vedere arrabbiature per tutto il giorno. E quindi questo è quello che mi succederà. È come se io mi sintonizzo su quel tipo. E allora chiaramente le persone mi dicono, vabbè, ma non dobbiamo più arrabbiarci, non dobbiamo più sfogarci, cioè se uno mi fa qualcosa, questo va bene, però la cosa importante è cominciare un attimino a rendersi conto che il pensiero, l'emozione, non è qualcosa così di tanto astratto, a parte che se io passo la vita sempre ad arrabbiarmi o a stare in ansia o a stare teso o a essere nervoso, questo va
a mettermi sotto stress con tutto quello che poi comporta, perché lo stress non è soltanto uno stato mentale astratto, lo stress fa abbassare la difesa immunità, insomma ci sono tutta una serie di cose che poi non vanno bene. Produce determinate tossine, esatto, nel corpo. Ora, non possiamo entrare nei dettagli medici, però lo lasciamo fare a chi diciamo dovrà. Lo stress fa male. Lo fa male al fisico, fa male alla mente, fa male a tutti. Penso che lo sappiano anche i sassi, cioè che comunque stressarsi ogni giorno, ma anche semplicemente star lì a pensare male, pensare negativo, le cose vanno male. E allora c'è questa doppia spiegazione. La programmazione neurolinguistica ti dice che chiaramente tu ti suggestioni e metterai in atto una serie di comportamenti che poi attirerai senza volerlo una serie di circostanze negative, come se te le vai in qualche maniera a cercare senza volerlo. Dobbiamo sempre fare una distinzione tra la parte logica, cioè quello che noi vogliamo, quello che pensiamo razionalmente, e poi questa nostra parte profonda, sommersa, che è come un bambino, nel senso che se tu a questo bambino gli dici di fare una cosa, questo non giudica se è un bene o un male, tu glielo stai dicendo e insisti ogni giorno a dirgli, a sintonizzarti su quel canale, e lui lo fa. Poi c'è un'altra spiegazione, un pochino più metafisica, possiamo metterla da questo punto di vista, che in realtà tu ti stai sintonizzando su un ramo di realtà e che fino a quando continuerai a pensare in quel modo, sarai su quel ramo di realtà. Io ti faccio un esempio. Recentemente anche a me succede che di iniziare la giornata arrabbiandomi perché magari ti chiama una persona subito al telefono, ti comincio a dire delle cose, poi proprio l'altro giorno mi chiama una persona al telefono, mi dice delle cose che mi fanno insomma andare fuori di testa, poi apro la posta elettronica, trovo un messaggio di un'altra persona che insomma mi fa arrabbiare, per cui il mio livello di arrabbiatura comincia a salire, poi arriva un'altra persona e mi comincio ad arrabbiare. Sembrava quasi che una cosa... Era un'escalation, stavi ricaricando. Escalation, esatto. Poi io, siccome dovevo, poi a Milano avevo tutta una serie di impegni con l'editore piuttosto che con altre persone, era una giornata fitta, a un certo punto mi sono fermato perché sono consapevole di questo meccanismo e ho detto, se continuo a stare su questa frequenza, le cose andranno così. Io mi sono fermato, ho respirato un attimo, ho cercato di cambiare proprio lo stato interno e sono andato, e poi le cose infatti sono andate bene, no? C'è stato un cambio emozionale. Sì, pare che già rendersi conto del proprio stato è già un bel passo avanti, no? Sì, perché quando sì. Stai in quella nebbia di rabbia, chiamiamola così, è un po' difficile rendersene conto che si è completamente compenetrati, affondati in quella situazione e si reagisce in maniera scomposta a tutto quello che ti si presenta. Sì, è chiaro che quando tu non sei lucido poi prendi anche delle scelte che non sono magari quelle più logiche e quelle più obiettive. Infatti quando si dice a una persona conta da 1 a 10 prima di rispondere se sei arrabbiato o di fare una scelta, questo lo dico perché io non è che sia un illuminato che riesce sempre a... ogni tanto capita anche a me che sono arrabbiato e sono lì che voglio prendere subito la scelta, quella che sento emotivamente più giusta. Poi però mi stacco un attimo, cerco di mi dico aspetto mezza giornata prima di prendere questa scelta, e poi quando mi sono calmato mi rendo conto che quella sarebbe stato un disastro in quel momento, fare quella determinata cosa.